Non vi dovete preoccupare per Julie. Vi assicuro che sarà in buone mani con noi. È sempre stato il suo sogno. Noi vogliamo solo il meglio per lei. Credetemi, Julie sarà più vicina alle nostre sale di registrazione. E poi, vivendo insieme, le tre ragazze formeranno una squadra migliore. Lo so, ma sono così abituata ad averla sempre intorno che mi manca perfino quando va al campo estivo. È anche una nuova scuola. Una delle migliori. E noi controlleremo i suoi progressi con molta attenzione. Questo mi sembra estenuante. Ci sarà anche il tempo per divertirsi e giocare, non preoccuparti. E che mi dici del cibo? Ci sarà il tempo per mangiare? È ora di andare. Ci mancherai moltissimo, tesoro. Potete venire a trovarla ogni volta che volete. Sono così fiero di te. Anche voi due mi mancherete. E mi mancheranno le tue pepite di pollo. Mamma, e le tue polpette. E il tuo dolce ai cinque cioccolati. E il tuo... Si sta facendo tardi, cara. Ehi, posso prendere la tua stanza, sorellina? Tu metti un piede nella mia stanza e te la vedrai con me. Ciao. Ciao. Colazione. Emily, Jasmine, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Mi dispiace, mi sono svegliata un po' tardi. Buongiorno, splendore. Buongiorno, signora strana. Non è strana. Oh, ma certo che sono strana. Strana è buono, strana è divertente. Facciamo le strane. Va bene, lei è un po' strana. Vi presento Patricia. Si occuperà di noi qui nell'appartamento. Sarò il vostro angelo custode. C'è qualcosa che vuoi sapere di me, Julie? Sì. Sei brava a cucinare. Puoi giudicare da te. Lo ammetto, tu sei molto brava. Grazie, splendore. Tu sei la migliore. Buongiorno, ragazze. Avete già conosciuto Patricia? Buongiorno, bellezza. Vuoi un piccolissimo pancake? No, grazie. Ho una giornata pesante. Devo pianificare il programma delle ragazze. Dovresti già essere vestita, Julie. Non vogliamo che tu faccia tardi per la scuola. Ma non ho neanche cominciato a mangiare. Voi come fate a svegliarvi in tempo e a prepararvi in fretta? Mio padre è fuori città per gran parte del tempo. Così ho imparato a essere responsabile di me stessa. E invece tua madre? Non c'è più. La mamma di Emily era una brillante pianista. Era famosa in tutto il mondo e suo padre è un direttore d'orchestra. Non mi stupisce che Emily abbia tanto talento. E disciplina. Anch'io vivo lontana dalla mia famiglia da quando studio danza. E mi mancano davvero moltissimo. E sono sicura che anche tu manchi a loro. Come sono anche sicura che siano felici che tu realizzi i tuoi sogni.
Bene, cominciamo la nostra giornata. Ok, arrivo. Puoi mettermi quello che è rimasto qui mentre mi cambio? Ma certo, tesoro. Così presto. Presto? La lezione inizia fra 2 minuti. Mancano 2 minuti. Meglio sbrigarsi, ragazze. Ci vediamo dopo. Ci vediamo. A dopo. Molti di voi sanno che Julie non è solo una nuova compagna, ma ha anche superato l'audizione per entrare nella Miracle Band. Oh, davvero? Benvenuta qui a scuola, Julie. Non è importante, è solo una band di ragazze. È più di una band di ragazze. È la nuova band di Emily. Comunque, facciamo sentire a Julie che è la benvenuta nella nostra classe. Adesso facciamole un caloroso applauso. Non fare l'antipatico. Ma dai. Bene, ragazzi. Aprite il libro di matematica, lezione 11. Marta. Ciao, Julie. Ciao, Marta. Che coincidenza. Lo so, è vero. Sono felice che saremo in classe insieme. Anch'io. È vero che anche la terza Miracle è in questa scuola? Jasmine? Sì, è il suo primo giorno qui. È davvero forte. È davvero forte. Chi è? È Jonah. Non è male come sembra. Basta che non fai caso a lui. Sono Irina, piacere. Felice di conoscerti, Irina. Ehi. Ti darò un biglietto omaggio per un concerto Miracle se sorridi, d'accordo? Davvero? Voglio dire, non mi interessa. Com'è andato il tuo primo giorno? Bene, mi piace qui. Anche a me. Puoi firmarmi questo per Rudolph? È della mia classe e adora te. Certo. Devi aspettare il tuo turno. Penso voglia il tuo autografo, non quello di Emily. Davvero? Il mio? Vuoi il mio autografo? Il mio primo autografo? Che forte! Ragazze, fate presto, avete le prove e poi la registrazione allo studio, ricordate? Salve, ragazzi! Spero che la scuola sia andata bene. Pensando di andare, mio caro signore? E forse cieco, non ha visto questo. Questo significa stop. Non sa leggere. Forse i ragazzi possono aiutarla. S-T-O-P. Stop. Significa che lei si ferma quando io mostro il segnale. Tutto chiaro? Avanti, ragazzi, attraversate la strada. E non parlate agli sconosciuti andando a casa. Mi scusi, addetta al traffico. Lei ha il permesso di fare quello che fa? Ma lei chi è? Lei fa sentire questi ragazzi al sicuro. E quando sono al sicuro sono felici. E quando sono felici loro cantano. E allora? Il mio capo non lo sopporta e io amo il mio capo. Il mio signore sarà molto compiaciuto di me. Perché dobbiamo mettere gli occhiali da sole? Perché ogni star deve imparare a non farsi notare. Ma non siamo tanto famose. Non ancora.
Leonardo, dobbiamo parlare. Ho da fare adesso. No, vieni, è importante. Non volevo dirtelo davanti alle ragazze, ma questi jeans decisamente non vanno bene con la camicia. Lo pensi davvero? Cosa direbbero i tuoi follower? Oh. La dea! Percepisco della negatività. Qualche cosa non va vicino alla scuola. Che facciamo con la registrazione? Stavamo per cominciare. L'impegno di una Miracle Tunes viene prima di tutto. Ma certo, Dea. Miracle Tunes! Li conosco tutti, sono nella mia classe. Voglio andare a Nessuno casa. Nessuno di voi potrà andare a casa oggi. Fermi. Quella donna è piena di negatività. Ma che sta facendo? Ehi, voi, qual è il problema? Dobbiamo fermarla prima che infetti Marta e gli altri con la negatività. Nega! Avanti! Tutte insieme! Miracle Tunes! Jewel Set! Ok! Live start! Venite! Sono
sto facendo qui? E che ci fate lì, ragazzi? Avanti, o farete tardi. E non vogliamo che i vostri genitori si preoccupino. Che bello, è tornato tutto alla normalità. Se ci sbrighiamo, facciamo ancora in tempo per la registrazione. Io odio quelle ragazze. Le ragazze sono davvero straordinarie. Ho capito che erano delle star dal momento che le ho viste. E grazie a voi, ragazze. È fantastico non essere più sola. Voi ragazze siete una forza insieme. Siamo riuscite a ricaricare il deposito di armonia. Ben fatto, Pum! E abbiamo recuperato un gioiello della musica. E sono riuscite anche a registrare. Alla vittoria di oggi. E a quelle che verranno. Cin cin! Ehi! Ma che fate ancora sveglie? Domani sarà una giornata impegnativa, è ora di dormire. È colpa mia, Matilda, ti chiedo scusa. Niente scuse. Controllate di aver preso quello che serve per domani a scuola e lavatevi i denti. Che c'è? In questo posto comincio a sentirmi come a casa. No. Sai come fare il dolce ai 5 cioccolati? Dai, non possiamo fermarci, i nostri fan ci chiedono altri video. E allora dai, su!